Saluti a voi ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Assassin's Creed Unity. Oggi iniziamo benissimo con questo panorama bellissimo della città di Parigi. E bello. Ok. Oggi ci fiondiamo subito nella storia principale, quindi ci vediamo quando sono arrivato al punto della missione. Sì, ricordate bene, la scorsa volta ci siamo lasciati con l'assassinio di Peltier e l'esecuzione del re Luigi XVI. Oggi non so perché dobbiamo rincontrarci di nuovo al consiglio. Oh no, tutto il giorno! Fuori soldi! Ok, ci sono due tizi qui che mi aspettano. Ok. Ok. Che cosa diavolo è successo alla Piazza della Rivoluzione oggi? Germain era là, e io conosco il suo piano. Dovete... Ti avevo detto di lasciar perdere le indagini. Sì, ma ascoltate! Sì, ma ascoltate! È così che rispetti la confraternita? Sapevo che sarebbe successo, lo dicevo a Mirabeau che eri ossessionato dalla tua vendetta. Per questo sono entrato nella confraternita! Già, non per via dei nostri ideali o per servire la nostra causa. Per vendicarti. Per redimermi! Dillo come ti pare. Hai disobbedito agli ordini di questo consiglio, ucciso bersagli di tua iniziativa e violato il credo a ogni piè sospinto. Maestro Trenet? Alla luce di questi fatti, non mi resta altra scelta che far votare la tua espulsione. Maestro Bellier? Concordo. Che state... Maestro Kemar? Concordo. Arnaud Dorian, sei stato condannato. Ti privo del tuo grado e titolo, e da oggi sarai esiliato dalla confraternita di Parigi. State scherzando? Sentite, io so cosa ha in mente Germain, posso fermarlo! La decisione del consiglio è presa. Adesso puoi andare. Diavolo. No. No. Abbiamo perso l'orologio che quello di nostro padre, dove? Quindi non lo sta cercando, ma non lo trova. Comunque siamo stati esiliati a Versailles. Ero qui ieri sera. Ok, flashback incredibili che... Ok. 12 ore prima. Non so se saltare o meno. Vattene via di qui! Ma io... Fuori! Hai già causato abbastanza guai! Bene! Mi procurerò del vino in altro modo! Ok, credo che... Arnaud è diventato un ubriacone incredibile che... Ok. Vabbè, tanto...
Rancurotti anche qui, esistono. Facciamo così allora. Allora, credo che Arno, oltre ad essere diventato ubriacone, è diventato anche stupido perché non riesce neanche a muoversi. Ok, abbiamo preso il vino. Adesso dobbiamo, non so, berlo noi. È stato sì, berlo noi. Forse è ancora là. Ok, va alla brasserie. Maledetto la touche. La touche? Dannato la touche. Cosa starà succedendo a Parigi? Secondo me si sarà già instaurato il regime del terrore. Perché ci siamo già un po' a metà del 1793. Siamo già lì. Oh Cristo, di nuovo tu! Non hai fatto abbastanza danni? No, io... L'orologio di mio padre, l'hai visto? No, certo! Chiedilo ai quattro uomini che hai preso a pugni! Idiota. Ok, abbiamo preso a pugni più pugni quattro idioti, quattro uomini. Attento. Ok, notte da ubriachi. Ok. Vai. Oppure li uccidiamo. Che rissa è? Ma no. Ho fatto pure fuori. Mannaggia. Tre. Ma ce la fanno. No, non ce la fanno. Sono troppo forte. Guarda. Non mi basta nemmeno... Meno un colpo. No. Aspetta, questo qui però mi ha colpito. Perché? Ah. Ok, è stato lui che ci ha rubato l'orologio e ora dobbiamo però scoprire dove sarà andato. Ah, è lì. Vabbè. Dov'è il tuo capo? Oh, merda. No, torna qui. Ok, dobbiamo seguirlo. Vai. Beh, anche lento, quindi terra easy, vai. Dove? Al palazzo, sono al palazzo. Grazie. Ok, credo nella reggia di Versailles. Questa qui secondo me è l'ultima volta che visiteremo la reggia, perché la reggia di Versailles nel gioco vero e proprio, dopo la storia non si può più visitare, quindi godiamocela, guardiamo. Ecco, là ci sono dei nemici. Pam. Va bene, non importa. Ma prendetelo a chi? Pam. Non
Io sono troppo forte in confronto a lui. Ma io voglio depredare lui perché voglio vedere cosa ha. Ok, 75 franchi. Allora, qui sono ricchi, eh. Deprendiamo anche lui. Oh, 18 franchi più indaco. E 57, oh. Diavolo, ma è bisogno. Ti direte. Ora sei mio. Non posso venire, padre. Forza, figlio. Guardate come. Pagherai cara! Ok, questa qui è la sala in cui il padre di Arno, cioè il nostro padre, ci ha lasciati, però poi è morto. Poi è proprio qui che abbiamo incontrato Elise, da quella parte. Allora ragazzi, l'ho trovato, però devo proprio fare le cose stealth perché guardate quanti ce ne sono qui. Se solo qualcuno ci vede, siamo perso. Ui, ok. Ok. Andiamo lì. Bene. Diavolo, chi è che ci ammazza? Ok ragazzi, li abbiamo fatti fuori tutti. Prendiamoci l'orologio e prendiamoci quel che è nostro. E non so cosa succederà ora. Vai, guardiamo. Arno. Sei a pezzi. Sembra che tu voglia qualcosa da me. Bella cosa da dire dopo che sei sparito. Mi hai fatto chiaramente capire che non avevi più bisogno di me. No, non osare parlarmi in questo modo. Cosa vuoi che ti dica, Elise? Scusa se non ti ho lasciato morire. Scusa se ci tengo più a te che a uccidere Germain. Credevo volessimo la stessa cosa. Io voglio te. So di portarmi addosso la colpa della morte di tuo padre. E non c'è niente che non farei pur di rimediare. E impedire che tu soffra. Se sei qui, hai qualcosa in mente. Che c'è? Parigi ormai è spaccata in due. Germain ha portato la rivoluzione a nuove vette di orrore. La ghigliottina è all'opera giorno e notte. E quindi che cosa vuoi che faccia? L'Arno che amo non farebbe questa domanda. Sei migliore di così. Io ritorno a Parigi. Vieni con me.
Ho ancora una cosa da fare. Va bene. Io penserò al trasporto. Ma niente guai. Sta attento. Bene, ragazzi. Concludo qui il video, spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like, iscrivetevi e come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci a tutti.